Queste. Mi scusi, è Peter Parker? Ah, ma uso loro? No, ok. Allora, questo è uno dei livelli più geniali della storia. Benvenuti, oh mamma. Ma la sigla? Non la sto più facendo nei video. Non sto più dicendo la fatidica frase che fa partire la sigla. Scemo io, scemo io. Quindi in questo video dobbiamo prendere un sacco di soldi, cominciando con la sigla. Hello there. Lo sapete? Voi avete determinato la scelta del pianeta che verrà distrutto per voi. Avengers, cominciate a credere alle storie di fantasmi e mistari. Oh merda. È andato e ora mancano gli altri. Non è così che amo il Batman. Ok, non avevo visto l'animazione di corsa di Blob, che è questa, quindi è la cosa più banale del secolo. Come vedete sto sfruttando l'extra che abbiamo comprato la volta scorsa, ovvero il raccogli gettoni. Quanto dà ciascuno di questi? Scusa, vabbè, posso riuscire a farcela con la matematica. Ok, vale 1000. Quindi ogni volta che prendo uno di questi è 12.000. Soldi che crescono, guardali come crescono. Questo è un modo per farmare stupidissimo. Prendi questo extra. Hai un moltiplicatore, ma anche senza moltiplicatore, cioè 1000, cioè vai a 100.000 in un lampo così, anche fossero di 1000 in 1000. Guarda, 500. Cioè, ok, gioco che ti ringrazio, vuoi farmi finire questo gioco, però non regalarmi le cose quando non so. Allora scrivetemelo nei commenti, non ho più pallida idea del motivo dietro quello. Vai Howard! Daily Bill, Bugs Life! Come ho detto, mo si va coi livelli perché facciamo soldi e sblocchiamo altre missioni a quanto pare. Benvenuto al settimo livello. Agent Cool for school. Capito. Is making sure Doc Ock cleans up the mess he made. Eh, you kids better clean up this mess or I'll tell everyone your middle name is Olivia and you buy all Nick Fury's eye patches. Quindi sblocchiamo vacuum cleaner on one of those arms. Sblocchiamo JJJJJJJJJ. Shall we start to clean up this mess? What an insufferable indignity for such a superior intellect. Queste. Mi scusi, è Peter Parker? Ah, ma uso loro? No, ok! Uso. Allora, questo è uno dei livelli più geniali della storia. Cioè, lo sapete che io ho urlato e criticato contro ogni cosa. Però questa scena. Hello, Mr. Big Shot! Looks like you collected enough Lego studs to earn true believer status. Questa. I don't know who keeps leaving. All I know is that I want. Quest'area è un'area che si è vista solo nella cutscene, ma non si poteva giocare, quindi riutilizzare l'area della cutscene, che era un'area vera comunque, ci hanno girato la cutscene. Vabbè. Ora che la visuale è giusta in sti livelli, possiamo anche metterli i sottotitoli, anche perché parlano basso. Vabbè, comunque ha chiesto di aggiustare la finestra. E quindi geniale per loro risparmiare su sta cosa, numero uno. Numero due, c'è cioè un livello dove Doc Ock deve, deve sistemare il casino che ha fatto in compagnia di Coulson. Cioè, a chiunque sia venuto in mente questa idea, queste idee buffe sono quelle che mi piacciono, non il party con una musica. Queste sono le cose strane che mi piace vedere.
Ok. Poi ci sono questi e... Ma ci sono tutti! Ci sono tutti, guarda, c'è zia May, c'è Gwen Stacy, c'è Mary Jane, che non abbiamo mai visto. Mary Jane è incredibile qua, è proprio quella dei fumetti, no? È fatta così. E questa è, cos'è, è la segretaria o è una civile a caso? Non è tipo la tizia di JJJJJJ. E questo è l'uomo di colore di JJJJ. Scusate, non mi ricordo i nomi di questi personaggi. Però sono effettivamente... tutti i personaggi dell'ufficio, è bellissima sta cosa. Comunque lì c'è scritto vigilante sopra di me. Vigilante. Evades police. Ah, ok. Poi appunto è rilassante, l'ambientazione del chiuso è bella. E... Mi piace un po'. Tutte... le cose attorno, gli articoli, pesi. Bello, bello. Alright, ho distrutto tutta quella roba sperando servisse qualcosa, perché quando non sai cosa fare rompi, però... Ah, lui è il senso di cose, no? Che buffo che fa! quando becchi i sensi. Però vorrei anche fare quello poi, Non posso mirare. Ah, sì, posso mirare, ok. Vai, cos'è? Doc Ock. Quando tutto va Ock. Cosa stai montando? Uno spruzzacqua? Ah no, un aspirapolvere. Alrighty then. Dobbiamo pulire anche lei via, giusto? Più nella stessa stanza, avere Gwen Stacy e Mary Jane. Non so come la prenderei però. Ah, questo è per usare l'aspirapolvere. Ok. Ma perché si è generata sta roba? Ah no, forse non l'avevamo distrutta. Vabbè, al contrario, perché siamo più bravi. Sì, basta che me lo dici una volta, non devi dirmelo ogni tot. Ma guarda, me lo dice ancora! Perché non mi permettono di togliere i suggerimenti in sto gioco? Lo potevi fare in giochi Lego più vecchi. Con quale suono? Ok, è 1 su 3, ma è 1 su 3 della storia o... Wait, perché sto rimontando sta porta? Ok. Ok, e qua siamo a posto con... Ah, stiamo per sbloccare una cosa in storia. C'è Deadpool che giustamente... segna. Qua ci sarà il 3 su 3, no? Was it damaged in the attack? Yes. And so was my private jet. Can I get a new one? Good work. Want me to print you a signed photo of me? $6 each. Vuoi una foto autografata da me? $6 l'una. Auguri. Ok, dobbiamo soltanto aggiustare quello. Ah, lui non può fare il raggio, ecco perché non possiamo fare il 3 su 3. Ok. Abbiamo finito, gente. Ripeto, questo è rilassante, è simpatico. Sono sì coinvolte le abilità, ma poche alla fine. Boy, I never thought we'd get that dry cat food off the ceiling. But hey, you could eat your dinner off that floor now. Great job, ladies. I take back everything I printed about you. Doc and Coulson, I like you. You can marry my sister. Have a 50% discount off a full subscription to the Daily Poodle.
Come? Vabbè, sì, giustamente, tanto è Deadpool che l'ha detto, non veramente lui. Mitico. E ora non vedo l'ora di fare il gioco libero perché sbloccheremo chissà chi. Come agente Coulson non ce l'avevamo? Troppo abituato ad Avengers. Yes, Vendicatori Uniti, J. Jonah Jameson. Perché ho sbloccato l'achievement dei Vendicatori Uniti? Forse perché Coulson conta come un Avenger. Siamo già a 5 milioni. Uno dei livelli più simpatici di sempre. In questo video nel quale andiamo a comprare il per 10 ora. Così possiamo fare di nuovo questo livello in gioco libero col per 10. Allora, per una volta che volevo andare da sopra. Cos'è questo? Non c'era prima che l'icona, o sbaglio? Andiamo. Tutto. Let's go. In generale. Boom! Sono povero, ho soltanto 75.000. Buhuhu. 216. Premi B. Più di 150.000. Non è vero. 116 meno 75 non fa. Bene, detto questo. Quasi 500.000. Possiamo comprare tutto quello che vogliamo adesso. Ma lo faremo in questo video. Sì. Facciamo il gioco libero. Compriamo tutti i personaggi che ci sono rimasti. Che video ricco oggi, eh? Che video ricco. E così dalla prossima volta abbiamo un botto di cose. Vi dico solo una cosa. Nella ruota mi ha messo un personaggio personalizzato. Adoro quando fanno queste cose. E non so quale sia. Quindi. Yes! Mi ferite che. Ah no, ok. Io avevo preso tutto Strange e mi ha aggiunto lei Elsa Schneider e lo Skrull. Ok, andiamo subito a scavare con Elsa Schneider. Ma mi scusi. You can do this. Ok. Così è come scaviamo in Germania. Ma sì, 400.000. Che vuoi che sia? Normale amministrazione. Più lui c'ha il raggio della morte che one shot, no? Però non one shot gli oggetti. Ok, vieni qua. Elsa Schneider che serve a tutto. Anche se, cioè sì, lo faccio ma non serve. In realtà dobbiamo fare questo. Con Elsa Schneider. Elsa serve davvero un sacco in questo livello a quanto pare. Sì, ok, per favore. Possiamo andare. Grazie. Ok, allora. Ehi, so che Elsa può farlo, quindi. Molto brava a montare dall'interno le porte, a quanto pare. Vabbè, però. A quanto pare non ha voglia oggi, quindi lo faremo con tutto te. Vai così. E vai così. Boh! Sei andato via subito. Abbiamo un 1 su 3 da fare. Perfetto. Ci farà sbloccare il personaggio. Che non ho visto qual è. Sarà JJJJ? Spero. che altro dov'era il secondo? Perché io ho distrutto qui. Ma non era qui il secondo. Non era qui. Magari ci fa sbloccare Mary Jane anche, eh? Proprio. Ok. No, mi serve questo però. Bingo.
Dov'è il 3 su 3? Ah, giusto, era il raggio. Che lui non può fare. No. Ma Elsa, sì. Boom! Elsa è più forte di Doctor Strange, dovete saperlo. Ok. Poi cos'è? Oddio! What? Dottor Octopus Ultimate, per un attimo ho detto, è quello del film, però Ultimate... Mi sa che allora è un fumetto, però dai, è simile a quello del film. Bellissimo, ok. Dia qui, che mi servono ste cose. Ma tu giovi Deadpool, che andiamo a vedere cos'è. Quando tutto... la ruota gira, ragazzi. La ruota gira. Io e Edo abbiamo martellato... Abbiamo martellato forte. Giusto perché così ora possiamo far scivolare tutto. Far scivolare tutto. Super scorrevole. Allora. Il per 4 l'ha sbloccato. Ok. Ok. Tutto va bene. Ridicoli siamo. Ok, signori. Quindi, come promesso, andiamo a comprare i personaggi che ci mancano. Compreso quello che abbiamo appena sbloccato. Dottor Octopus Ultimate. Guardalo. Cattivissimo. Sì, sicuramente è una versione dei fumetti, perché comunque il vestito non c'entra una mazza ancora del film. Però ci assomiglia di più a quello del film. Non mi fai paura, perché tanto c'ho la tira, gettoni, e quindi io faccio tutto quello che voglio, compreso comprare in volo lui. Quando l'abbiamo sbloccato non mi ricordo, non mi ricordo più. Ok, abbiamo GGGG. Sorry, queste sono le cose che mi piacciono. Non è che dici è una persona normale, allora tiri i pugni. GGG spara i giornali. Cioè, ok, tira anche i pugni, però... Sorry. Che altro, non c'è un tasto... Ok, c'è il tasto per lanciarli veloce. Grandissimo! Sarà sicuramente super intelligente. Cioè... Se guarda... Non so se lo vedete voi da YouTube, ma intorno agli occhi... è contornato male, sono rotti. Ok, però almeno abbiamo capito come fanno le animazioni, cioè mettono proprio uno sticker dell'occhio intero con preso di contorno. Ok, grandissimo, grandissimo. Did you see that? Liberty, ah, Liberty è proprio come... Non è come triste Liberty, c'hai ragione, se guardi come si è messi oggi. Mamma mia. Quali sono le sue animazioni? L'occhiolino. Me l'aspettavo, stavo per dirlo. Perché quando ti avvicini fa l'occhiolino. E Liberty quindi ha il potere del fuoco? No. Ci ho quasi creduto. Ma non è che poi è un supereroe e io... E io sono scemo. Non credo perché non ha poteri. Ok, mi fa molto ridere questa cosa. Che esista la Statua della Libertà a caso. L'accolito di Magneto. L'accolito di Magneto, che sarà un'altra traduzione forse strana, non so. È una che è uguale a Magneto, tranne per il fatto che non Pluto e fa fulmini. Quindi non fa niente di Magneto. Ok, interessante.
Mentre volevo andare a vedere con un personaggio nuovo che stiamo per comprare qui, questa cosa qua, perché è comparsa dopo aver fatto il livello di oggi, quindi voglio raggiungerla, ma con il mandarino normale. Il mandarino normale c'ha gli anelli, visto che è uscito poco Sheng Ling Gong Chun Chi, e la vittoria dell'unico anello, che in realtà sono 10. Credo ci sia il mandarino vero, così si era visto dai trailer. Magari gli anelli hanno un senso, quindi magari si spera. Non è male, mi piace. E poi c'è anche il mandarino film. Ben Kingsley is here, gente. Possiamo finalmente prendere la faccia e creare la nostra minifigure di Ben Kingsley, che giustamente, essendo quello del film, non fa una mazza, perché non deve fare una mazza. Però vabbè, con Ben Kingsley andiamo. Non ho visto però se il mandarino vero volava. No. Vabbè, usiamo il mandarino vero. Anche una palette di colori mi piace di più. Taxi? Scusi. Le chiedo gentilmente permesso. Devo passare e andare dritto di qua. Adesso Deadpool aumenta di velocità perché lo sto inseguendo malissimo. Superhero 54, 55, 56 milioni, 57 milioni, 58 milioni, 59 milioni, 60 milioni, 61 milioni. Attira gettoni e più cose del... Rompi tutto. Però prima di infilarci nel vicolo buio, voglio comprare la mini sentinella. La mini sentinella è la mini sentinella. È super forte la mini sentinella? Non credo. È noioso come uno schifo. Andiamo avanti. Prendiamo subito Moon Knight, che invece sarà fighissimo. Moon Knight. Esatto, lancia. Ah, pensavo fosse tipo boomerang. Invece no, sono... Uè, va, l'ho mancato. Ma fa schifo, non riesce a mirare niente. Guarda, va tutto a terra. What? Ho mirato 600 cose e non ne ha colpita una. Quello lì che è fermo lo becca. Ok, Moon Knight, per favore. Doppio salta. Salto attacco normalissimo. Tengo il dottor cerchio. Niente. Niente, può lanciare soltanto le lune. Moon Knight, sei letteralmente Moon Knight. Guarda. Salve me stesso! And Central, the aftermath! We've got guys interviewing the Betty Boo-hoos affected by that sand dunes attack. And we need a picture of the station to go with the story. Something that shows the surrounding area. Get to it! Ok, dobbiamo fare una foto per lui. Non so, dove dobbiamo fare la foto? La facciamo con Miss Marvel. Così da 0 a 100. Salve, sono Miss Marvel. Ok. Che spara cose così. E basta. Ma Miss Marvel non è Captain Marvel. Miss Marvel. Oh, watch it, buddy. Ok, e... Yeah! Con Miss Marvel andiamo laggiù. Quanto pare. Potentissima Miss Marvel. Sta buona. no, era su. Ok. Piano pianino. Pianino. E dobbiamo fare la foto qua. Ma la facciamo con Incubo.
Incubo puzza. Non sa fare altro. Può mirare e sparare cose verdi. Picchia come un imbelle. Spara come un imbelle. Non vola. Doppio salto, salto attacco non fa una mazza. Sei triste, incubo. Probabilmente tipo si teletrasporta, fa cose strane, però di per sé dobbiamo proprio usare lui. Pop! Carina sta cosa, decisamente. Allora, anche perché Spider-Man ce l'hai con la storia, quindi sì, però non c'era, non c'è Spider-Man, c'è nella foto. Forse mi sono dimenticato e ho letto male. Pepper Potts e Rescue. Ovviamente prendiamo prima Rescue. Facciamo che cos'è il contrario. Ok. Che ovviamente avrà, stavo per dire avrà tutte le cose di Iron Man. Invece no, è diverso, guarda. Spara le cose rosa. E aspetta che voi non lo vedete, ci sono io sopra. Ecco qua, guarda. Edo direbbe bleh. Direbbe bene. Che diavolo è sta roba? Sparo tanto amore, a quanto pare. E però se piace una volta B non fai siluri. Non fai siluri. Why? Ok. Andiamo subito ad aiutare J.J. Abrams. No. Lui non merita aiuto. In realtà sì, nel senso, la prossima volta che devi fare un film di Star Wars avresti bisogno di aiuto. Giriamo a destra. Ho una tua foto per lei. Hey, this photo's nearly not awful. Good job. Wait, what? Dobbiamo farne tante? Oh. Ok signori, prossimo video continuiamo a fare sta cosa, compriamo personaggi nuovi che abbiamo già sbloccato mentre andiamo a fare tutte le altre foto. Aspetta, c'era Pepper Potts che ci stava salutando. Signori, molto interessante sta cosa, gran video, tutto a tema Spider-Man, come anche l'outro che ci sarà tra poco. Quindi ci vediamo e attenti agli incubi che stanno dietro di voi, perché potrebbero ridere come un fumo verde. Alla prossima, ciao. March along to the Merry Marvel Marching Society.